Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi sembra opportuno riferire quanto abbiamo appreso nel corso del vertice tenutosi ieri in prefettura alla presenza del Presidente Zingaretti in merito alla situazione del coronavirus nella Regione Lazio. Il Presidente innanzitutto ha rassicurato sul fatto che all'interno della Regione Lazio non sono stati riscontrati pazienti e persone colpite da coronavirus autoctone. Infatti gli unici 3 casi segnalati del Lazio sono i 2 turisti cinesi che hanno soggiornato all'Hotel Palatino, che sono stati immediatamente portati allo Spallanzani e che sono fuori pericolo. Tra l'altro il marito è anche adesso risultato negativo al test, quindi la malattia ha avuto questo virus, ha avuto un decorso positivo, la moglie è in via di guarigione e la terza persona è un imprenditore che era stato in un luogo nel quale questo virus si stava diffondendo e comunque tornato al lavoro. Quindi questi 3 casi fanno sì e tutte le persone che nel corso di queste settimane comunque sono state controllate allo Spallanzani sono state refertate come negative al coronavirus. Allora queste evidenze fanno sì che il Presidente abbia dichiarato molto chiaramente che nella nostra regione non c'è un'emergenza coronavirus e questo è un dato. È un dato da diffondere proprio sia perché è fondamentale far passare delle notizie da fonti ufficiali che siano univoche, chiare e semplici, anche per contrastare, scusatemi, il proliferare di comunicati, di informazioni, di dichiarazioni che vengono da qualunque tipo di persona e che però non hanno il crisma dell'ufficialità, che non fanno altro che diffondere allarme nella popolazione. Allora, noi non siamo ad oggi una regione a rischio e questo è un dato da ripetere e ribadire. Questo che cosa significa? Significa che l'allarme, o meglio l'attenzione, va comunque tenuta alta. Allo stesso tempo la Regione ha prescritto una serie di norme comportamentali di tipo igienico-sanitario, mi verrebbe da dire di base, mutuandole dal decalogo che è stato pubblicato dal Ministero della Salute ormai qualche giorno fa. In particolare, ed è già reperibile sul sito della Regione Lazio, i 5 punti che la Regione ha ritenuto fondamentali sono quello di lavarsi spesso le mani, che è una pratica igienica che tutti, credo, già mettiamo in atto più volte al giorno, evitare contatti con persone che soffrono di patologie respiratorie acute, è già una norma di come dire, cura e igiene quotidiana durante periodi ordinari, in questo momento sicuramente ancora di più, coprirsi bocca e naso quando si tossisce o si starnutisce, parliamo sempre di buonsenso, non toccarsi con le mani, occhi, naso e bocca, ed ha diffuso i 2 numeri delle emergenze da contattare per chi si ritenesse in qualche modo colpito, avesse dei sintomi influenzali o parainfluenzali che vuole segnalare o che ritiene di dover segnalare all'autorità, che sono il 1500 e il 112 per i residenti a Roma Capitale. Quindi la Regione Lazio prescrive in questo momento, una azione da parte di tutti i sindaci che sia di tipo informativo e precauzionale preventivo. L'informazione si fa e si farà affiggendo questo volantino all'interno di tutti gli uffici pubblici aperti al pubblico e all'interno degli uffici pubblici in tutte le aree di maggior afflusso e affluenza, affinché tutti possano prendere coscienza e cognizione di queste norme, diciamo, igieniche di base. Allo stesso tempo questo cartello sarà evidentemente inviato con una comunicazione istituzionale anche a tutte le nostre partecipate, a tutti gli altri uffici o comunque luoghi che dipendono da Roma Capitale, all'interno delle scuole. Oggi stesso abbiamo fatto un incontro con Confcommercio, Camera di Commercio, CNA, Confesercenti e altre associazioni affinché a loro volta possano diffondere tra i loro associati queste pratiche e loro, come ha richiesto la Regione durante il vertice di ieri, affiggano all'interno dei loro locali e quindi dei locali aperti al pubblico questi cartelli, di modo tale che questa informazione sia il più diffusa e pervasiva possibile.
Allo stesso tempo è stato raccomandato di agire sulle aziende pubbliche di trasporto locale affinché vengano previste delle pulizie straordinarie all'interno dei mezzi pubblici che escono quotidianamente e all'interno delle stazioni, misure che stavamo già attuando con ATAC e che vedranno il completo attivamento nelle prossime ore. Chiaramente parliamo di un parco mezzi tra ATAC e TPL di oltre 2.000 mezzi, quindi la pulizia e la sanificazione richiede, come dire, qualche ora per poter essere attivata completamente. Altresì un'altra richiesta che ci è stata fatta è quella di provvedere a collocare all'interno di questi uffici aperti al pubblico anche dei dispenser con delle soluzioni disinfettanti per le mani. Roma Capitale si sta dotando di queste soluzioni che nelle prossime ore e nelle prossime giornate saranno collocate all'interno di tutte queste sedi. Siamo attualmente in attesa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri emani un provvedimento di tipo nazionale. Come sta procedendo la Presidenza? Per evitare l'emanazione di ordinanze randomiche, mi permetto di dire, da parte di regioni e da parte di comuni che in qualche modo possano adottare provvedimenti troppo restrittivi e non adeguati alla situazione emergenziale del territorio, sta cercando di provvedere con un provvedimento che va a trattare le zone omogenee con determinate prescrizioni specifiche e quindi la nostra regione sarà ricompresa all'interno di quelle regioni dove attualmente non c'è un'emergenza e con prescrizioni appunto che vogliono prevedere questa informazione e queste misure di prevenzione generiche. Attualmente monitoriamo l'evolversi della situazione. Io invito tutti voi e invito tutti i cittadini alla massima tranquillità perché in questo momento non c'è alcuna ragione di allarme, quindi sta a noi per primi diffondere tranquillità. Le strutture di Roma Capitale sono comunque al lavoro per dotarsi dei presidi consigliati e raccomandati. Allo stesso tempo oggi in qualità di sindaco della città metropolitana insieme al prefetto ho fatto questa stessa informativa all'interno di una riunione convocando tutti i sindaci dell'area metropolitana. Quindi ci stiamo tutti attrezzando e siamo tutti comunque attenti a recepire qualunque indicazione che provenga dalle autorità sanitarie regionali o dall'autorità di governo. Quello che ci viene chiesto appunto è di non agire in autonomia, viene richiesto a tutti, proprio per non scatenare ipotesi allarmistiche che al momento non sono assolutamente giustificate. Penso in questo momento di aver detto tutto. Grazie. Grazie Sindaca per le comunicazioni. A questo punto siamo giunti all'orario di conclusione del Consiglio. La seduta è tolta. Riprendiamo giovedì con la trattazione dell'ordine dei lavori in discussione. Buona serata.